La festa di San Domenico, nella data tradizionale del 4 agosto che si osserva nella sua basilica e nella diocesi petroniana, è iniziata con il canto solenne dei primi vespri, presieduti dal cardinale arcivescovo Matteo Zuppi. La celebrazione ha avuto inizio presso la Cappella dell'Arca, che insieme alla tomba del santo custodisce il prezioso reliquiario del capo, che è stato portato in processione dai frati verso la porta della basilica. Da qui il cardinale ha impartito una solenne benedizione alla città, che venera San Domenico come compatrono. È ormai imminente per la famiglia domenicana il solenne giubileo, indetto per celebrare l'ottavo centenario del transito del fondatore dell'Ordine dei Predicatori, avvenuto proprio a Bologna il 6 agosto del 1221. Un giubileo, ha detto il cardinale, che la Chiesa e la città di Bologna sentono come una opportunità preziosa per crescere nella santità. E devo dire che la benedizione con cui abbiamo iniziato questi primi vespri, la benedizione alla città, mi ha molto commosso. Pensando al privilegio di quei pochi anni, pochissimi in fondo, che però della sua presenza a Bologna, che dobbiamo considerare davvero come uno dei doni più grandi della Chiesa e di tutta la città degli uomini. Dono che dobbiamo tanto scoprire, che non smettiamo anche di scoprire sempre per quel motivo sostanzialmente evangelico, per cui ci aiuta a saper trarre cose vecchie e cose nuove, e anche a contemplare, non smetteremo mai di imparare a farlo, nelle sue parole, nella sua testimonianza, il volto di Cristo. In una lettera inviata a tutta la famiglia domenicana, il maestro generale dell'ordine, Fra Gerard Timoner, ha indicato il tema che orienterà la celebrazione giubilare: a tavola con San Domenico. Il riferimento è alla tavola, ancora oggi conservata nella chiesa parrocchiale della Mascarella, che fu la prima sede bolognese dei domenicani, attorno alla quale avvenne il celebre miracolo del pane, documentato anche negli atti della canonizzazione del santo, e sulla quale è riprodotto il primo ritratto conosciuto del santo. Celebreremo San Domenico, scrive il maestro generale, non come un santo su un piedistallo, ma come un santo che gode a tavola della comunione con i suoi fratelli, riuniti dalla stessa vocazione per predicare la parola di Dio. Il giubileo di San Domenico avrà proprio nella Basilica Bolognese il suo centro, al quale guarderà la famiglia domenicana sparsa in tutto il pianeta. La festa dell'Epifania 6 gennaio 2021 è stata scelta come data d'inizio fino all'Epifania del 2022. Sarà promosso il Cammino di San Domenico, che ripercorre l'ultimo viaggio terreno del santo da Roma a Bologna, toccando luoghi significativi dell'ordine. L'auspicio è che la famiglia domenicana possa riunirsi attorno al Papa il 24 maggio, festa della traslazione. E proprio la tavola del santo sarà eccezionalmente ricomposta, riunendo la parte principale, conservata alla Mascarella, con i frammenti custoditi nel convento patriarcale. Il più celebre dei discepoli del santo, Tommaso d'Aquino, sintetizzerà l'idea fondamentale di Domenico: contemplari et contemplata alii stradere, attingere la verità nell'ascolto e nella comunione con Dio e condividere con gli altri il frutto della propria contemplazione.